Cari fratelli e sorelle, ci lasciano increduli e sgomenti le notizie giunte dall'Iraq. Migliaia di persone, tra cui tanti cristiani, cacciati dalle loro case in maniera brutale. Bambini morti di sete e di fame durante la fuga. Donne sequestrate. Persone massacrate. Violenze di ogni tipo. Distruzione dappertutto. Distruzione di casse, di patrimoni religiosi, storici e culturali. Tutto questo offende gravemente Dio e offende gravemente l'umanità. Non si porta l'odio in nome di Dio. Non si fa la guerra in nome di Dio. Noi tutti, pensando a questa situazione, a questa gente, facciamo silenzio adesso e preghiamo. Ringrazio coloro che con coraggio stanno portando soccorso a questi fratelli e sorelle e confido che una efficace soluzione politica a livello internazionale e locale possa fermare questi crimini e ristabilire il diritto. Per meglio assicurare la mia vicinanza a quelle care popolazioni, ho nominato mio inviato personale in Iraq, il cardinale Fernando Filoni, che domani partirà da Roma. Anche a Gaza, dopo una tregua, è ripresa la guerra che miete vittime innocenti, bambini, e non fa che peggiorare il conflitto tra israeliani e palestinesi. Preghiamo insieme il Dio della pace per intercessione della Vergine Maria. Dona la pace, Signore, ai nostri giorni e rendeci artefici di giustizia e di pace. Maria, Regina della pace, prega per noi. Preghiamo anche per le vittime del virus Ebola e per quanti stanno lottando per fermarlo. Saluto tutti i pellegrini e i romani, in particolare i giovani di Verona, Cazzago, San Martino, Sarmeola e Mestrino,
e le ragazze scout di Treviso. Da mercoledì prossimo fino a lunedì 18 compirò un viaggio apostolico in Corea. Per favore, accompagnatemi con la preghiera. Ne ho bisogno. Grazie.